Domenica 13 ottobre si è svolta una manifestazione a carattere provinciale ad Augusta che ricordava i caduti sul lavoro. Abbiamo realizzato un servizio e in seguito alla messa in rete del servizio si è scatenata una vivace polemica riguardo alla presenza della banda di Priolo. Siamo qui nella sede della banda di Augusta e Federico II con Gaetano Galofaro, che ha anche non solo la veste di rappresentante della banda Federico II, ma anche un compito importante, quello di realizzare un vivaio di ragazzini, vedo che qui ci sono, ora vediamo poi la telecamera in quadra, per come diciamo così, forza nuova, vitale, linfa vitale per questa banda. Il problema che voi avete sollevato è come mai appunto l'amministrazione comunale di Augusta, rappresentata tra i prefetti, con caratteristica commissariale, come l'abbiamo chiamata, ha invitato la banda di Priolo per una manifestazione civile, nel senso una manifestazione pubblica, sponsorizzata appunto dal Comune di Augusta, e invece hanno chiamato voi. Mi pare che sia questo il nodo della questione. Sì, da quanto si evince dalle richieste dei nostri concittadini, che ringrazio sin da adesso per aver mostrato questa sensibilità nei confronti di questa istituzione, che oggi, in questo momento particolare, festeggia 150 anni. Ci siamo trovati, diciamo così, questa sorpresa, seppur diciamo così, nessuna polemica con gli amici di Priolo, anche loro diciamo sono così in nostra collaborazione. Però è giusto dire che proprio in questa occasione la banda della città di Augusta non sapeva assolutamente niente. È chiaro. Chiedo scusa, veramente non si sapeva assolutamente niente, l'abbiamo anche messo in rilievo questo, cioè la città era assolutamente all'oscuro, tanto è vero, l'abbiamo messo in evidenza nel servizio, che la gente di Augusta non c'era, il pubblico che era presente era un pubblico che veniva da Siracusa o da altri comuni, questo così per la cronaca. È così, ci tengo a precisare che sin dalla nostra fondazione abbiamo sempre sostenuto determinate eventi a carattere culturale a livello istituzionale. Sostenuto nel senso che voi avete accompagnato, certo. Le manifestazioni di carattere religioso e municipali, civili in genere, anche qualche volta militari, no? Certo, in accordo con chi ha curato questi aspetti. Diciamo che l'unico risentimento è quello di non aver potuto accompagnare e rappresentare determinati ultime tre manifestazioni militari che hanno visto coinvolte formazioni di altro territorio. Ripeto, nulla in contrario, siamo nella però giustamente voi dite siamo di Augusta, però è chiaro che veder rappresentare il gonfalone della città e non accompagnato da chi tutti i giorni, mi consenta di poterlo dire, sostiene la città con la musica, proprio è un'istituzione vera e propria. Di questo avremo modo di parlare, perché abbiamo preparato un servizio sul Parco della Musica, il diciamo, famoso Parco della Musica alla Villa Comunale, che ha situazioni particolari, dove una volta la banda musicale e altre formazioni negli anni 50 d'estate si esibivano e rallegravano la gente di Augusta. Quindi voi avete una funzione importantissima, e in passato anche in Piazza Duomo la banda di Augusta ha deliziato, come fanno in altri posti, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in centri come il nostro, le bande cittadine rallegano la domenica i cittadini. Diciamo che la banda ha rappresentato un po' per certi versi la radio, il teatro di quelle popolazioni meno abbienti, e così come la nostra città, non tanto potevano andare anticamente al teatro ad assistere a un'opera, e la banda riproduceva in maniera piccola, compatta, quelli che potevano essere i grandi spettacoli dei grandi teatri. Certo. Quest'anno proprio abbiamo ripreso, a dire il vero l'anno scorso, la tradizione di eseguire il tradizionale concerto di San Domenico, e sono stati degli eventi proprio sponsorizzati e promossi dai ragazzi stessi. Pochissima attenzione, perché ci sono portati le sedie da casa, abbiamo dovuto fare tutto con un grande fai da te. Ad Augusta, non è una meraviglia. Però è chiaro, è proprio questo che ci fa sentire più augustani, e in queste occasioni come quella di domenica ci rattrista il fatto che non siamo stati nemmeno interpellati. Bene, quella di domenica a cui vi ho fatto cenno all'inizio del servizio. Voi cosa chiedete al Comune? In sostanza, un Comune in questo momento è operato di debiti e probabilmente non può dare un contributo economico finanziario. Spesso il dare spetta a noi. Però credo che questa sia l'occasione giusta per aprire un dialogo costruttivo. Ci possono essere tanti altri modi, non certo economici, è giusto, visto che c'è questa ristrettezza, per poter ricambiare. Per esempio? Ma darci un locale adatto.
a quello che è la struttura di questa associazione, formata da 40 elementi e un vivaio di 20 ragazzi che settimanalmente si incontrano per poter costruire e dare sempre il riciclo. Certo, alla banda. Voi siete qui ospiti in questo momento dei padri Cappuccini di Augusta, sì. Pagate anche un quantum, non lo siamo qui a dire, però... È giusto ed è correttissimo poterle ringraziare, perché hanno fatto perché hanno fatto tantissimo fino adesso, e la rinascita della banda è in parte, diciamo, in una buona percentuale è data anche da queste strutture che noi abbiamo, diciamo così, adattato alle nostre esigenze, che però se non c'è prima data, diciamo così, non potevamo dare l'input proprio. Ringraziamo Gaetano Colofro, colgiamo l'occasione per ricordare, abbiamo già detto, che la caserma dei Carabinieri incontrata a Scardina e per ora in questo momento non completata, ma se venisse completata i locali di Piazza Carne potrebbero essere restituiti al comune e potrebbero essere, ecco, alcuni locali dati in uso alla banda comunale di Augusta. E l'ultima cosa, professore, mi faccio portavoce di tante associazioni musicali, potrebbe crearsi un fulcro, un insieme per poter una volta per sempre dare proprio un centro culturale musicale alla nostra città. Benissimo. Ci sono cori, ci sono bande, ci sono ragazzi che in varie forme fanno musica. In altri comuni addirittura sono scuole comunali di musica pagate dal comune.